Andi! Occupati di sta roba del terremoto, perché qui bisogna partire in quarta subito. Non è che c'è un terremoto al giorno. Lo so. Per carità, poveracci. Il sisma, questa mattina ridevo a letto, le telefonate shock, il GIP, poco dopo il terremoto pensavano già agli appalti. Babbo. Io stamattina ridevo alle 3:30 dentro al letto. A parlare al telefono due imprenditori, Francesco De Vito Piscicelli e il cognato Gagliardi, legati ad Angelo Balducci. Ridevano i due imprenditori quella notte mentre si estraevano ancora i corpi. Pensavano agli affari che avrebbero fatto. E anche se poi, come assicura oggi il governo, quei due non hanno preso un euro dall'affare terremoto, quelle risate fanno comunque male. Personaggi privi di scrupoli, scrive il GIP di Firenze nell'ordinanza. Con le macerie ancora calde, c'è già chi è pronto a buttarsi sul denaro della ricostruzione. Cinque giorni dopo è lo stesso Balducci che fa pesare ad Anemone il fatto di averlo inserito nei lavori del dopo terremoto e in cambio gli chiede l'assunzione del figlio, un cinismo che lascia attoniti. Io sono rimasto veramente allibito e con dolore che registro queste forme di sciacallaggio. Io sono veramente nauseato. No? La gente stava cercando con le mani nude, senza niente addosso perché era scappato così, di tirare fuori le persone, spesso i propri cari da sotto le macerie. Amarezza, dolore, rabbia, pensare che c'è gente che aspetta le disgrazie altrui per speculare, per arricchirsi. La cosa più deprimente per una persona. Giustino Parisse è rimasto a Onna, rasa al suolo dal terremoto. Sotto queste macerie lui ha perso due figli. Il pensiero che quella notte, mentre io ero, come dire, la mia vita era finita. Avevo perso tutto, avevo perso la mia famiglia, avevo perso la casa, avevo perso tutto il paese. Il fatto che ci potesse essere una o più persone che in quel momento stavano ridendo di noi, beh, credo che questo sia una cosa che ferisce. Io sono povero perché ho perso tutto e lo sono e lo rimarrò, perché forse una casa la riavrò ma i miei figli non li riavrò. Ma chi quella notte rideva lo era prima, lo era durante e lo è dopo. È normale che qualcuno ci guadagni, perché palazzi distrutti, una città distrutta, c'è chi deve ricostruire, c'è chi deve guadagnare. Però non si ride alle spalle di tanti morti, perché all'inizio sono stati 300, ma quelli che sono morti dopo sono stati molto di più. Non si fa. Ridevano mentre l'Aquila moriva. Abruzzesi indignati dopo la divulgazione delle intercettazioni.